Grazie a tutti veramente per essere qui, è un onore e un piacere, tra l'altro è la mia prima volta in Calabria, quindi grazie Verde Binario, Musif, Miai e Unical. È un'emozione veramente, è anche un piacere essere qui a parlare di questa cosa strana, letteratura elettronica. Come detto Emiliano, sono una ricercatrice indipendente e ormai da un po' più di 10 anni, insomma, esploro questo strano incontro, stravagante incontro tra letteratura e informatica. E oggi non abbiamo tantissimo tempo, però mi piacerebbe appunto giusto a gentle introduction, no? Un'introduzione a quello che è la letteratura elettronica, i suoi sviluppi un po' nel tempo, i macrogeneri, insomma, una panoramica essenzialmente. Giusto per capire appunto di cosa parliamo quando parliamo di letteratura elettronica. A questo proposito, la prima cosa da dire è che innanzitutto la denominazione, no? Letteratura elettronica non è univocamente accettata, neanche la denominazione. Io la uso sia per rifarmi un po' ad altre discipline come musica elettronica, per esempio, arte elettronica, sia perché soprattutto in passato si parlava molto di poesia elettronica agli albori. E ancora adesso una delle associazioni più grandi, importanti, internazionali si chiama ELO, quindi Electronic Literature Organization, quindi anche per far restare un po' questo link, questo collegamento rispetto al passato, sia anche come una sorta di provocazione, no? Perché secondo me dire letteratura elettronica fa subito scattare nella mente una sorta di cortocircuito, no? Cioè, in che senso, no? E quindi si innesca anche un po' già la curiosità, ecco. Però basti sapere, insomma, che non è univocamente accettata né la denominazione né la definizione. Qui ne ho riportate alcune, ma ce ne sono veramente tantissime di definizioni. Si potrebbe scrivere un libro solo con le definizioni che si sono accavallate nel tempo e che io, essendo un po' anche maniaca, ho collezionato, anche perché è interessante poi vedere appunto gli sviluppi delle definizioni stesse, sostanzialmente. E, sostanzialmente, di cosa parliamo? Beh, parliamo di una ricerca. In primo luogo letteraria, quindi linguistica, sia letteratura elettronica quando c'è questa ricerca nei confronti del linguaggio, appunto il linguaggio letterario che si pone in maniera critica e creativa nei confronti di un altro linguaggio, il linguaggio dei media digitali, quindi il linguaggio informatico. Quindi chiariamo subito, banalmente, un ebook, una scannerizzazione di un libro in formato elettronico, quindi i famosi ebook, no, che credo che chiunque di voi conosce, magari ne fruisce, può essere considerato letteratura elettronica? No, la definizione dice, boh, supporto elettronico, il libro c'è, quindi letteratura c'è, elettronica c'è, è letteratura elettronica. No, perché non lo è? Beh, perché non c'è appunto questa spinta ulteriore, questa ricerca di nuove forme espressive, di nuovi linguaggi, questo dialogo appunto critico e creativo. Nel caso degli ebook attualmente in circolazione, perlomeno la stragrande maggioranza degli ebook, si tratta sostanzialmente di una rimediazione, cioè non si fa altro che tradurre pedissequamente dal cartaceo al digitale, ma non c'è nessun dialogo in effetti con il nuovo medium che ospita, no, quel contenuto, non c'è una ricerca di linguaggi, non c'è un incontro, non c'è un porsi in maniera critica e creativa, non c'è la volontà appunto di banalmente chiedersi, ok, dal libro abbiamo il computer, cosa ci può dare? Non dico tanto in più perché non è penso, un ragionamento giusto da fare, ma di diverso, di ulteriore, no? Cosa possiamo elaborare adesso che abbiamo questo medium? Si dice nuovi media, ma in realtà, vabbè, ormai ne abbiamo da un bel po' di tempo, no? Quindi, ecco, porsi in maniera sperimentale e porsi in dialogo. Quindi, non considerare, se volete, il linguaggio verbale, il linguaggio letterario al vertice della piramide, ma porsi in dialogo appunto orizzontale con i nuovi linguaggi, i nuovi media, per vedere cosa ne esce fuori, ecco. Quindi questo è un po' l'approccio, sostanzialmente. Quindi già da questa prima panoramica si vede quanto sia forte il legame tra la tecnologia, sostanzialmente, e la letteratura elettronica. E da ciò deriva il fatto che si evolve in maniera molto rapida e da ciò deriva anche il fatto che, appunto, quando nasce la letteratura elettronica, questa definizione ci potrebbe portare a credere che sia una cosa recente, no? Non so, con l'esplosione dell'intelligenza artificiale, con la realtà virtuale, e in realtà, spoiler perché l'ho messo nel titolo, è molto più vecchia, no? Parliamo già di appunto 70 anni, quindi nasce esattamente con la nascita dell'informatica. Infatti, la prima opera considerata la prima opera di letteratura elettronica, questa è la panoramica che vedremo, questa la possiamo saltare.
nasce proprio con il papà dell'informatica e con Christopher Strachey, che credo sicuramente tutti voi conoscete. Quindi parliamo del 51, insomma un bel po' di tempo fa, appunto 70 anni. Quindi nasce con la nascita dell'informatica, questo strettissimo legame ovviamente con la tecnologia, con la macchina che consente di fare cose che evidentemente prima non erano possibili, prima intendo sul supporto cartaceo, ecco sostanzialmente. Qual è la prima manifestazione per l'appunto Love Letters? Era un generatore automatico di lettere d'amore, proprio di missive, di lettere d'amore, svolto presso l'Università di Manchester nel 1951. La genesi è molto divertente, adesso non mi dilungo, ne abbiamo parlato, ne ho parlato nello specifico in un video che mi pare collinkato nella slide successiva, se non sbaglio, no, quella dopo ancora forse. Grazie Milano, scusami. Quindi qui trovate un po' più di dettagli. Quindi non mi dilungo tanto nella struttura, ci basti pensare che sostanzialmente era molto semplice, ovviamente, e funzionava un po' come Madlib, quindi era una struttura, un generatore a buchi, no? Sostanzialmente c'era una struttura predefinita della lettera e semplicemente c'erano dei buchi, appunto, che venivano colmati attingendo da un database. Ovviamente predisposto in precedenza, da un thesaurus, okay, quindi da una sorta di vocabolario, si attingeva in modo casuale, aggettivi, avverbi, nomi, in modo da ottenere ovviamente via via lettere sempre diverse, missive sempre diverse. Una cosa interessante è che Strachey, che è stato l'autore, il principale autore del generatore, prima di realizzare Love Letters aveva già giocato con questo col Manchester, Mark I dell'Università appunto di Manchester, realizzando quello che è stato considerato anche il primo videogioco, aveva sviluppato il gioco della dama, credo che molti di voi la conoscono questa cosa. E ancora prima, però prima di Love Letters e dopo questa sperimentazione con la dama, aveva anche realizzato uno dei primi pezzi di musica elettronica, diremmo oggi, no? Aveva fatto suonare il computer, l'inno nazionale ed altre cose, altre canzoni, diciamo così. Questo per dire che comunque si è sviluppato Love Letters in un clima sperimentale, ludico, no? Esisteva il computer, veniva usato, lo sapete meglio di me, per scopi bellici e poi ci sono queste persone che hanno provato a farci altro, musica, giochi e letteratura. Quindi già qui c'è un primo link, giustamente, parliamo di lettere d'amore, però la cosa importante da tenere conto per quanto riguarda questo primo filone, primissimo, no? Parliamo di preistoria appunto della lettura elettronica, è la motivazione, cioè cosa ha spinto Strachey a sperimentare con un genere letterario, no? Il genere epistolare esiste, è un genere letterario. Ricordiamoci che appunto sì, era un musicista, era un fagottista, era un abilissimo programmatore, ma non era uno scrittore. Quindi una cosa importante da tenere in mente è che questa primissima fase è più un interesse scientifico, no? Lo dirà, lo sappiamo, se possiamo passare alla slide precedente, scusa Emiliano, quella di prima proprio, questa qua, lo sappiamo perché Strachey scrisse un resoconto dettagliato appunto di questa sperimentazione di Love Letters sulla rivista d'arte Encounter nel 1954, quindi pochi mesi dopo il suicidio di Turing, spiegando nel dettaglio cosa aveva fatto e perché l'aveva fatto. Vi farei notare il titolo di questo articolo. È significativo, è The Thinking Machine, con virgolette su thinking. 54, sembra scritto ieri. E lui inizia dicendo: io scrivo questa cosa perché se non la scrivo si potrebbe pensare che il computer pensi. E invece sono soltanto dei trucchetti, il computer non ha la più pallida idea. Adesso ci fa sorridere, ma all'epoca la gente giustamente vedeva le lettere, anche perché i due, Turing e Strachey, si divertirono a tappezzare il dipartimento di informatica e matematica a Manchester di queste lettere d'amore firmate con questa sigla misteriosa MUC, che sta poi per Manchester University Computer. E sono lettere d'amore appassionate, convenzionalissime, anche lì c'è un po', tra virgolette, anche una polemica, no? Per un genere sia cristallizzato come quello appunto letterario dell'epistolare, sia per un genere nel senso di amore normativo, parentesi, doppia parentesi, sia Strachey che Turing erano omosessuali, quindi potremmo anche vederci una sorta di provocazione, no? Nei confronti di questo amore appunto dogmatico, schematico, al punto che poteva essere riprodotto, simulato, imitato da una macchina che in realtà non sa nemmeno quello di cui sta parlando, no? Quindi c'è una serie di livelli in cui si può leggere questa primissima opera, questo generatore a buchi sostanzialmente.
appunto è interessante notare come lui specifichi, ci tengo a dire, no, che insomma senza il programmatore è come un pianoforte senza pianista, sostanzialmente uno strumento, però ricorre in questo articolo che è disponibile ancora online la precisazione che non si esclude, no, che in futuro macchine più avanzate possano dare degli output più significativi, innanzitutto. E, seconda questione. E sostanzialmente ricordiamo che 2 anni prima, no, è uscito, fu pubblicato il celebre articolo di Turing in cui sostanzialmente veniva introdotta quella che oggi conosciamo come appunto intelligenza artificiale, all'epoca era l'imitation game, no? Quindi tutto ciò per dire che effettivamente questa prima opera considerata di letteratura elettronica in realtà è un esperimento di scienziati più che altro per dimostrare la validità del test di Turing, quello che oggi chiamiamo test di Turing, l'intelligenza artificiale sostanzialmente, cioè siamo riusciti a vincere il gioco dell'imitazione. E la cosa che ricorre anche nell'articolo, che entusiasma particolarmente lo Stracy programmatore, potremmo dire, è innanzitutto la caratteristica della combinatoria, no? Cioè partire da poche semplici regole elementari, da un semplice lessico, da un semplice database anche. Per l'esplosione combinatoria, per generare un'infinità di lettere, tutte diverse tra loro, a una velocità che non è umanamente possibile e una quantità di lettere che non è umanamente possibile leggere. E già qui c'è uno scarto rispetto alla letteratura tradizionale, no? Il libro è concepito per essere letto dall'inizio alla fine da delle persone, dagli esseri umani. Questo generatore no. Genera una quantità di output tale per cui non è possibile, non basterebbe una vita umana per leggerlo, ecco. E un'altra cosa importante che ha introdotto Stracy è appunto la pubblicazione di un resoconto dettagliato su una rivista, che come vedremo sarà un po' una costante, ecco. E l'ultima cosa da notare di Stracy è che fu il primo, e per adesso l'unico per un sacco di tempo, a intuire, a indicare anche la modalità corretta di conservazione di questo genere di opere, no? Perché all'inizio ci si chiedeva, ok, abbiamo un generatore. Ma cosa salviamo? L'output finale, cioè una delle tante poesie stampate su carta, o il programma? Qual è l'opera? Oltre a chiedersi ovviamente qual è l'autore, cosa che capita ancora adesso, no? Con una GPT-3, per esempio, quindi quanto è attuale. Ecco, Stracy conservò il programma, conservò appunto, e lì era una cosa rivoluzionaria, cioè non era così scontato come oggi. Anche più avanti, penso alla mostra Lazy Materiaux del 95, già ancora all'epoca si considerava come degno di essere conservato l'output finale, cioè sul libro, la poesia stampata, non il programma in sé. Quindi questo per farci capire quanto tempo ci vuole anche per abituarsi, insomma, alle nuove tecnologie. Ok, quindi dopo Love Letters i computer si evolvevano, i mainframe, no, lo sapete meglio di me, ci fu una sfilza di scienziati attratti da queste nuove possibilità che sperimentarono appunto creando le prime pseudo forme di letteratura elettronica. Perché dico pseudo? Perché parliamo appunto ancora di scienziati banalmente più interessati al procedimento tecnico o a vincere il gioco dell'imitazione. Quindi a dimostrare determinate cose, piuttosto che al valore letterario di quello che si stava producendo. Cioè, loro non interessava tanto appunto che quelle lettere fossero degne di nota, no? Dal punto di vista letterario, ma è che fossero un prodotto tecnico di una determinata tecnologia che stava muovendo i primi passi in quel periodo lì. Interessante, ad esempio, Baudot del 64, tra questi è una selezione questa qui. Alcuni intrapresero questo percorso per confutare la tesi di Turing, il gioco dell'imitazione, tra cui Baudot, per esempio, che attinse un po' furbescamente con il suo database da un libro delle elementari usato in Francia. Quindi era un lessico molto molto elementare, ovviamente l'output non poteva che essere poco soddisfacente dal punto di vista artistico, e lui utilizzò questa formula come per dire, vedi Turing che ti sbagli, il computer non può essere paragonato a un essere umano, non sa scrivere, quindi non vincerà mai il gioco dell'imitazione, no? Però la cosa interessante è che pubblicò una raccolta di testi generati dal computer, e parliamo del 64. È cronaca di oggi, no? Rocco Tanica ha scritto un libro con l'intelligenza artificiale poco tempo fa, per esempio. Questa roba va avanti almeno dal 64. Fu uno dei primi a raccoglierla in un volume, accompagnato dai tedeschi, da Krause e Schaud. A proposito loro, è molto interessante l'aneddoto che raccontarono. Dissero, loro invece erano un po' più
pro-touring, nel senso utilizzare un database molto molto più sostanzioso e anche molto molto più vario, con testi, manuali pratici, tecnici, testi letterari, quindi l'output era molto più interessante anche da un punto di vista letterario. Ma la cosa divertente dissero, beh, noi ci troviamo fuori, ci sentiamo fuori luogo sia nei dipartimenti di informatica, quindi scientifici, sia nei dipartimenti umanistici, no? E questo è un approccio molto molto moderno in realtà, almeno lo considero così, perché ci dà anche l'idea di quanto sia liminale, no? La letteratura elettronica e anche questo sentirsi fuori luogo, no? Da una parte del lato scientifico e anche del lato umanistico, cioè nessuno capisce bene che cosa stai facendo e quindi tutti ti trattano in modo anche un po' ostile e questa è una cosa che va avanti dagli anni 60, ecco, è una cosa divertente. E, la maggior parte di questi esperimenti di cui stiamo parlando e quelli che illustrerò tra pochissimo vennero inseriti in questa bellissima mostra Cybernetics Serendipity del 68, itinerante che iniziò, partì da Londra, all'Istituto di Arte Contemporanea, curata da Reichardt, e di cui ci rimane questo catalogo, l'ho anche linkato qui volendo, è disponibile online. Ed è molto molto interessante perché ci dà proprio veramente lo spaccato dell'epoca e del fermento che c'era, della paura, ma anche dell'entusiasmo proprio, no? Verso queste tecnologie che erano totalmente nuove sostanzialmente e anche questo spaccato di una cosa che probabilmente, anche se sicuramente meno che allora, permane ancora adesso e mi riferisco alle due culture, no? Snow, no? Che denunciava questa assoluta mancanza di comunicazione tra le due culture, ovviamente mi riferisco, come si riferiva lui, a quella scientifica e a quella umanistica, non dialogavano tra di loro e Cybernetics Serendipity serviva anche a questo, serviva a dire abbiamo queste nuove tecnologie, abbiamo gli scrittori che possono metterci del loro, abbiamo i tecnici, gli scienziati che possono metterci del loro, dovete collaborare perché vengono fuori cose molto interessanti, come un po' quelle che abbiamo elencato e soprattutto come queste altre. Questo qui è il filone invece degli scrittori, vedete a posteriori, e capiamo anche un po' perché, lo sapete meglio di me, i computer dell'epoca com'erano, erano difficili da utilizzare per un non addetto ai lavori, quindi immaginate uno scrittore che non era un programmatore, non lo è adesso, che è più facile, figuriamoci all'epoca cosa doveva essere, difficile approcciarsi proprio a un mainframe. E quindi chiedevano sempre la collaborazione, insomma, con altre persone e questo ci fa capire anche perché appunto la prima ondata sia stata eseguita, svolta da dei tecnici perché sapevano metterci le mani. Successivamente, appunto, negli anni 60, fine anni 60 anche, gli scrittori scendono in campo e cambiano le cose. Qui c'è più un approccio molto più attento alla qualità letteraria. Abbiamo dei generatori di haiku molto interessanti. Va da sé, potete immaginare perché sia stato scelto l'haiku e ricorrerà sempre molto spesso in letteratura elettronica questo genere, perché è un componimento giapponese molto molto schematico, facilmente formalizzabile e quindi riducibile a un set di operazioni. Scusate se banalizzo, però anche perché andiamo un po' di fretta, non mi posso soffermare troppo su tutto, però appunto è facilmente, no, riconducibile a un programma. Perché è schematico, ha delle regole ben precise e quindi sarà una formula che ricorrerà spesso in letteratura elettronica. È facile da fare, sostanzialmente, è facile da fare e dà tante soddisfazioni per questo cortocircuito tra l'elemento naturale, no, che è ricorrente, è una convenzione nell'haiku, e se volete anche un po' l'estetica macchinica, quindi crea questo cortocircuito tra la natura e l'informatica, tutto ciò che anche da un profano, insomma, associa all'ambiente informatico. Sembra quasi, no, l'opposto dell'ambiente naturale, della natura sostanzialmente, quindi anche evocativo. Quello invece è un, no, no, ancora lì, scusa Emiliano, giusto per House of, questo è un piccolo rifacimento che ho fatto all'epoca, ormai un po' di tempo fa, con Dalì, e questo era un generatore automatico simile a Love Letters, sostanzialmente era buchi anche quello, e qui cambiava invece il materiale. E la cosa divertente di questo generatore, anch'esso inserito nel dettaglio in Cybernetics Serendipity, quindi lì trovate proprio il programma, anche per questo non mi dilungo troppo sugli aspetti tecnici. La cosa divertente è che a New York venne effettivamente costruita una casa basandosi sulla descrizione generata dal programma in automatico. Io l'ho un po' rivista, insomma, rielaborata, aiutandomi con no, Dall'E, l'intelligenza artificiale, tra virgolette, text to image, no? Che penso che conosciate tutti. Questo anche per far capire quanto ci sia da scoprire nel passato e quanto ancora possa, attraverso le varie rielaborazioni,
insegnarci qualcosa, sussurrarci qualcosa, no? Cioè non è carta morta, non è una cosa che appunto appartiene al passato, quanto ancora abbia da insegnarci in generale il passato, quanto ancora abbia da insegnarci questo passato recente, che è ancora tutto da scoprire sostanzialmente, ecco, però comunque magari ci ritorneremo. Quindi scendono in campo gli scrittori, vedete siamo nel contesto internazionale, ma l'Italia dov'è? L'Italia è presente, stranamente, nonostante fossimo un po' più arretrati, no? A livello tecnologico, ma anche a livello culturale, attenzione, non avevamo le associazioni che c'erano, ad esempio, in Inghilterra, associazioni che si proponevano di scavalcare questo divario tra le due culture, questo dialogo. In Italia era quasi assente questa cosa qui, già dall'inizio, insomma, partiamo male. E quindi si parla di iniziative individuali. Il primo in Italia a comporre, realizzare una poesia elettronica è stato Nanni Balestrini. Aveva 26 anni all'epoca e aveva sentito dire che la Bompiani stava progettando di dedicare il suo almanacco letterario del 62, sto qua, grazie Milano per averlo portato, a dedicarlo appunto alle applicazioni dei calcolatori elettronici alla letteratura. E quindi Balestrini, che già bazzicava un po' l'ambiente della musica elettronica al centro di fonologia della RAI, non si fece sfuggire questa occasione, fu messo in contatto con il responsabile tecnico del gruppo IBM della Cariplo, la Cassa di risparmio delle province lombarde di Via Verdi a Milano, e andò a 26 anni dentro questa banca, la Cariplo, no? La Cassa di risparmio, un poeta già conosciuto all'epoca, faceva parte del gruppo 63. L'enfant terrible della letteratura italiana, Balestrini, collaborava già con diverse riviste, esponente quindi della neoavanguardia, non ce lo dimentichiamo, ma adesso un pochino ci ritorniamo. Insomma, a 26 anni, bene fa, entra a Racariplo, chiede di mettere mano con l'ingegnere Nobis all'IBM 7070, che serviva per tutt'altre cose, e ci fa una poesia elettronica. Come funzionava un po' ce l'abbiamo, ah, adesso abbiamo il rifacimento che ha fatto Emiliano e i suoi amici del Museo dell'Informatica Funzionante, del Museo Interattivo di Archeologia e Informatica, l'avete mostrato al centro ZKM, quanto tempo fa? L'anno scorso? È nella collezione permanente. Ah, quindi è ancora lì, giustamente, in questo TV box bellissimo, sta lì che gira e gira. E quello invece non è a buchi, ma è un generatore combinatorio. Sostanzialmente Balestrini ha preso dei frammenti da tre libri totalmente diversi, il Tao Te Ching, quindi un libro antico, La via della verità e della virtù cinese, da un giallo qualsiasi, quelli che si vendono, no, nei supermercati, il museo dell'ascensore, e il diario di Hiroshima sul bombardamento della Seconda Guerra Mondiale. Quindi ha preso tre frammenti da queste tre fonti completamente diverse, eterogenee, sembrerebbero quasi prese a caso, e caso qui è veramente una parola importante da utilizzare, poi magari vediamo perché. E semplicemente con 10 istruzioni ha detto a IBM 7070: rimischiami in modo sempre diverso queste cose qua, in modo da rispettare una certa sintassi, non solo, ma proprio una metrica, cioè doveva ottenere una sestina, quindi non completamente a caso, ok? Però vedete quanto è diverso, per esempio, da un generatore a buchi, sostanzialmente. Questo è un vero e proprio generatore combinatorio. Rimescolava sostanzialmente questi frammenti seguendo delle regole ben precise. Qui c'è stato un interessantissimo studio di Valle e Mazzei, per esempio, l'Università di Torino, che hanno indagato del perché ci fossero 10 istruzioni. Anche lì aveva a che fare con la tecnologia hardware del computer, e questo ci fa capire quanta influenza possa avere in letteratura. Tu dici, quasi non ci penseresti, no? Che connessione c'è tra come è fatta una macchina e l'output? No, magari un profano dice una macchina vale l'altra. No, perché già dall'inizio si vede quanto l'hardware possa influenzare poi il contenuto. Cioè, Balestrini ha scelto quelle determinate istruzioni e quindi noi abbiamo questa determinata poesia anche perché ha utilizzato quella determinata macchina fatta in quel modo là. Avessi usata un'altra, magari avremmo un'altra poesia, ecco, un'altra poesia elettronica. E l'ha pubblicata, uno di quegli output l'ha pubblicato appunto qui, chiamata Tape Mark 1, nell'almanacco letterario Bompiani. Come dicevo, Streci ha inaugurato questa formula di pubblicare su una rivista nel dettaglio il programma, l'ha fatto Balestrini, l'ha fatto Theo Luz, per esempio, sulla rivista di Benz. Theo Luz è stato il secondo, se non sbaglio, in ordine temporale a progettare un generatore, però anche lì voleva dimostrare un approccio scienziato, no? Voleva dimostrare un po' l'estetica generativa, no? di Benz, infatti non a caso l'ha pubblicato sulla rivista di Benz, e quindi anche lì era proprio tutto un altro approccio. Ecco, Balestrini
lo pubblica sull'Almanacco Letterario Bompiani. Come vedete, vabbè, questo già sostanzialmente l'ho detto, è proprio diverso sia a livello di metodologia, no? Di processo, sia a livello di finalità. Se vai, ecco. Come abbiamo detto, Love Letters era più attinente appunto al discorso sul gioco dell'imitazione. Era uscito 2 anni prima l'articolo su Mind, celebre di Turing. Balestrieri ci tiene a specificare nell'almanacco, in questo riquadro che ho messo qua, vi ricordate, no, la fila di nomi? Prende le distanze. Anche Balestrieri ha partecipato a Cybernetic Serendipity. La maggior parte dei generatori della mostra e quindi del catalogo erano fatti da scienziati per indagare, appunto, intelligenza artificiale e natural language processing, no? Quindi era quello l'ambito della ricerca cibernetica sostanzialmente. Balestrini lo specifica proprio, cioè a me non interessa tanto sta roba qua. Sottotesto, io sono uno scrittore, non sono uno scienziato, ok? Se proprio vogliamo, ecco, mi interessa sfruttare le capacità del mezzo elettronico che sostanzialmente fa cose molto più velocemente rispetto a quanto le potrei fare io. Balestrini, già in analogico in quel tempo, cioè su carta proprio, aveva elaborato un sistema di scrittura combinatorio. Quindi lui dice: ho utilizzato il computer, queste stesse cose le potrei fare io, però mi permette appunto di velocizzare molto. Quindi è un approccio completamente diverso, non solo per la velocità. Perché altro l'ha fatto? Beh, è tutto il discorso legato alla neoavanguardia. Balestrini, gruppo 63, maggiore esponente della neoavanguardia italiana, e questo può essere considerato appunto di Marcuno propriamente di letteratura elettronica. Perché? Perché qui c'è proprio appunto un discorso su linguaggio. Non mi interessa la simulazione, no? Tecnica di una macchina, mi interessa indagare il linguaggio umano attraverso questi mezzi che abbiamo adesso a disposizione. E ovviamente il link con l'avanguardia, qual è? Il post-strutturalismo, l'attenzione alla struttura, no? Ci ricordiamo Calvino, è l'epoca dell'Oulipo, è l'epoca appunto del post-strutturalismo, quindi i fili con la realtà si rompono, cioè la letteratura non è più conoscitiva. Ricordiamoci che in quegli anni, gli anni 60, la letteratura italiana è ancora impregnata di idealismo crociano, di realismo. Ecco, arriva la neoavanguardia, lo dice la parola stessa, avanguardia. Tronchiamo in maniera netta con la tradizione letteraria. Siamo in un'epoca post-industriale, abbiamo bisogno di una letteratura al passo coi tempi che possa dare conto della realtà complessa che stiamo vivendo. I generi letterari, le forme letterarie che ci sono state finora non ci danno questa possibilità e quindi abbiamo bisogno di nuovi linguaggi, di nuove forme. E anche provocatoriamente ci affidiamo al computer, perché no? Esiste, si stava, no, stava prendendo piede l'Italia in questo periodo qui, e quindi lo utilizziamo. Quindi innanzitutto c'è il concetto appunto del mostrare la struttura. Tape Marcuno, sono solo 3 frammenti, va bene che genera testi sempre diversi, però è artificiale, palesemente artificiale, non nasconde la sua natura artificiale in nessun modo. Dal titolo stesso, no? Tape Marcuno. È interessante perché Streci, Turing camuffano un po', no? MUC. Balestrini lo mette subito in chiaro questa cosa. Ha scritto a un computer sta roba qua. E quindi non la camuffa questa cosa qui. Perché? Perché i fili con la realtà si spezzano. La letteratura non è più conoscitiva. Se tu vuoi conoscere, se vuoi avere un messaggio anche morale, non ti devi rivolgere più alla letteratura. La letteratura è tutta un'altra cosa. E quindi è anche una sorta di metaletteratura, no? Pensiamo ai destino, al Castello dei Destini Incrociati, Se la notte d'inverno un viaggiatore. La letteratura è anche metaletteratura, parla di se stessa, mette in evidenza la sua struttura. E quindi questa è una prima cosa. La seconda cosa è questa volontà di Balestrini in polemica contro la logica dell'industria, dei prodotti in serie, no? Quindi l'editoria, la letteratura, come ingranaggio di una catena di montaggio, i libri tutti uguali, eccetera, eccetera. Quindi c'è anche il contesto della variabilità, il filone, scusate, della variabilità. Balestrini parlerà più avanti di biolibri, cioè era interessato anche a questo aspetto qui. Il computer mi permette di generare cose sempre diverse e quindi non facilmente incanalabili nei canali tradizionali capitalisti dell'industria editoriale, e riuscirà con Tristano, in particolare nel 2007, la vedete una copia qui, copia unica, a realizzare questo suo sogno di biolibri, cioè un libro vivo che si evolve, che non è cristallizzato lì una volta per tutte, che non è uguale. Ogni copia è diversa,
Così come ogni output generato da tipo Mark 1 è diverso, ok? Quindi anche contro la logica industriale del prodotto sempre uguale a se stesso e quindi dell'artista operatore, no? Che non è più artista, ma è anche lui un meccanismo, un ingranaggio di un sistema che sicuramente Balestrini, la Neo Avanguardia, non condivideva sostanzialmente. Quindi c'è anche questo discorso qui, ma c'è anche, se andiamo un po' più avanti ancora, il caso, la fascinazione per il caso, no? Lo dicevamo prima, questo lo scrive nei Novissimi, l'antologia che poi ha pubblicizzato, promosso il gruppo 63 di cui faceva parte Balestrini. Dice anche nel parlato, no? Ci sono queste formule linguistiche cristallizzate, sclerotiche, ormai abusate, strabusate, anche qui quanto è attuale, sembra scritto anche questo ieri. Come fare a rinnovare la lingua italiana, anche la lingua letteraria italiana? Ricordiamoci che la letteratura italiana tradizionalmente è elitaria e conservatrice, è sempre stata conservatrice, e ha sempre mal visto questi movimenti di avanguardia, di rottura forte nei confronti del passato, ecco. E quindi Balestrini era affascinato da questi incontri casuali, e cosa meglio del computer che usa una funzione random, no? Per ravvivare e per generare degli incontri casuali tra le parole, da cui appunto il fascino della combinatoria, anche questo è il fascino della combinatoria, cose che magari non avresti potuto prevedere tu, umano, no? E anche questa è la bellezza, appunto anche questo è ciò che affascinava Balestrini e rientra perfettamente nel suo progetto anche analogico. Voglio dire, quello che voglio dire è che avrebbe, e lo ha fatto, portato avanti questo discorso anche a prescindere, no? Dal computer. Faceva i collage, per esempio, cartacei, Balestrini li ha sempre fatti. C'è poi Umberto Eco, appunto, parlerà di questa cosa anche qui in un saggio fondamentale, La forma del disordine, che è posto qui appunto nella Macro Letterario Bompiani, e appunto cercherà anche di far capire un po' al pubblico che diceva: ma che cos'è questa poesia elettronica? Che c'entra la poesia con l'informatica? Ma che stanno facendo questi ragazzi qua, giovanissimi, i novissimi? La forma del disordine. Prevedere il caos da cui appunto la statistica, ma queste cose le sapete meglio di me, quindi Eco parlerà di diabolica sproporzione, no? In principio non era il caos, ma era l'ordine, poi viene il caos. In questo saggio meraviglioso Eco parla in questi termini qui. Bifo recentemente ha detto Balestrini ha cercato di dare eleganza al caos. Quindi vedete anche un po' la differenza tra l'approccio da scienziato, se mi permettete un po' il termine, l'approccio anche da scrittore, da artista, dare eleganza al caos. La trovo una cosa molto molto bella. E c'è anche il discorso, per l'appunto, che si riconduce, se volete, anche un po' al filone di Turing, dell'intelligenza artificiale. C'era anche questo discorso qui, in netta polemica, no? La famosa tema della morte dell'autore. C'era anche il fatto di faccio scrivere la macchina, non sono io, non sono io l'autore. Non, tecnicamente non le ho scritte io, molte persone infatti non correggevano nemmeno i refusi, proprio per far capire che, tra virgolette ovviamente, quella roba non l'avevano scritta loro, l'ha scritta la macchina, loro non avrebbero mai fatto quei refusi. Balestrini ha corretto veramente l'essenziale, non ha messo troppa mano all'output che ha generato. Appunto Calvino addirittura dirà: quando funziona bene lo scrittore è una macchina scrivente, e quindi è perfettamente lecito, è del 67 questo saggio, Cibernetica e Fantasmi, poi ripubblicato qua nella citazione che ho messo negli anni 80, ma è del 67, quindi pieno momento Oulipo, piena combinatoria, piena avanguardia, no? Dire lo scrittore è una macchina scrivente quando funziona bene vuol dire abbattere tutto quel concetto di scrittore come genio, no? Romantico, preso da ispirazione, l'originalità, è una cosa attualissima se pensiamo adesso per esempio all'uncreative writing, no? Alla scrittura non creativa, sono tutte cose veramente molto attuali. E la cosa interessante è che Maggini, quando ha scritto questo articolo abbastanza recente su Not, i romanzi, le macchine scrivono romanzi prima dell'esplosione di GPT-3, eccetera, eccetera. Ha messo in corsivo questa citazione di Calvino: regole non definite né definibili, ma estrapolabili da una serie di protocolli. E ha detto: se no, cosa non è questo se non il preannuncio del machine learning? Cioè, alle macchine si deve insegnare a scrivere, devi insegnare a imparare. Questa cosa è del 67, fa quasi impressione, no? E quindi tutto torna.
E poi, dato che ho pensato a Magini, ho riportato quell'altra citazione, sempre da questo articolo su Not, che la trovo molto evocativa, ecco, questa pulsione, ovvia pulsione di morte nella scrittura automatizzata. Ma qui si aprirebbe un baratro, non ci voglio cadere perché siamo un po' di corsa, quindi possiamo andare avanti, grazie Emiliano. Ecco, la cosa che ci tenevo appunto ancora una volta a sottolineare è che, scusate, perdonate veramente la banalizzazione, però anche un po' per capire, dato che veramente la letteratura è molto ampia, ci sono varie correnti, eccetera, anche per metterci un po' dei paletti ben precisi, mentre in questa fase, negli anni 60, appunto, c'è il chatbot famosissimo, lo conoscerete tutti meglio di me, no? Eliza, che paradossalmente era stato fatto per andare contro un po' l'imitation game e finì invece per portare le persone a caderci in pieno, no? L'Eliza Effect, la gente ci è caduta, ha vinto il gioco dell'imitazione più volte Eliza, nonostante forse fosse veramente rudimentale, ma questo lo sapete meglio di me, io non ci entro, queste cose qua. La cosa che volevo sottolineare è proprio l'approccio e da cui deriva veramente la complessità della letteratura elettronica. Ecco, teniamo fermo questo concetto qua. Mentre un approccio ai bot, ai chatbot, è appunto orientato al vincere il gioco dell'imitazione, gli scrittori elettronici si pongono quasi dall'altra parte della riva, cioè io non voglio vincere il gioco dell'imitazione, cioè non voglio spacciarmi per, no, non ti voglio far cadere in questa cosa qua, io voglio instaurare un dialogo con te lettore, ti voglio stuzzicare, ti voglio far porre la domanda, chi ho di fronte, no? Una macchina, sì, ma quando io dico macchina, no? Quando dico poeta elettronico, una macchina scrivente, a chi mi sto riferendo? All'essere umano o alla macchina? E quindi, che differenza c'è in effetti tra un essere umano e la macchina? E quindi, la letteratura, alla fine, che cos'è? Chi la può fare? Perché la può fare? E l'opera, che cos'è alla fine, no? E quindi è una cosa un po' più complessa del semplice vincere il gioco dell'imitazione. È un dialogo, non dico che. Non voglio banalizzare al punto da dire che uno è funzionale e uno è disfunzionale, perché sarebbe veramente eccessivo. Però diciamo che gli scrittori elettronici non disprezzano di flirtare con la disfunzionalità, anche per porsi un po', no, in contraddizione veramente critica con una società che fa della funzionalità, dell'ottimizzazione il suo motto, no? Quindi non è un'accettazione acritica delle nuove tecnologie. Ah, guarda che figata possiamo fare con l'intelligenza artificiale. No. È il porsi delle domande, è sollevare delle questioni etiche, morali e letterarie. Quindi è complesso, ok? Non tanto magari dal punto di vista procedurale, tecnico, ma a livello di tematiche lo è. Non è banale, non è un'accettazione critica, è un dialogo appunto critico, anche con le issues, con le istanze proprio messe in primo piano dalle tecnologie che si sviluppano. E questa cosa è particolarmente evidente, vai avanti, grazie Milano. Con il primo genere, e siamo passati alla prima generazione, questa differenza tra chatbot alla Eliza e opere di letteratura elettronica propriamente dette è particolarmente evidente nel primo genere moderno di letteratura elettronica, le avventure testuali. Credo che chiunque di voi le conosca, le avventure testuali. Prima generazione perché? Perché anni 80, informatica di massa, lo sapete meglio di me, si diffondono dai mainframe degli scienziati in camice bianco. A cosini che si possono assemblare, questo è stato fatto con un Apple II, fino poi ad arrivare ai personal computer, quindi l'informatica diventa appunto di massa, non più appannaggio delle grandi università, dei grandi centri di ricerca, ma è il come fai se il computer non ce l'hai, no? Della Commodore, il tuo amico friendly della Apple, insomma, ci stiamo avvicinando a una filosofia, un approccio più simile all'età contemporanea. E perché dicevo che è particolarmente evidente questo passaggio tra. Perché le avventure testuali sono contraddistinte da soprattutto la nostra, la prima, questa avventura nel castello di Colombini dell'82, è stata la prima avventura testuale italiana, e da lì poi si è generato in parallelo col contesto internazionale l'età d'oro delle avventure testuali. Quindi vedete come l'Italia sia in queste fasi perlomeno. Impari quel contesto internazionale, no? 51 Turing e Strachey Love Letters, 61 Tape Mark 1, però le altre le abbiamo viste sono del 68, eccetera. Quindi eravamo sul pezzo e anche sulle avventure sessuali eravamo sul pezzo più o meno, perché la prima avventura testuale è del 76, Adventure. Colombini si innamorò di questa cosa appena la vide su un computer in una fiera specializzata a Milano.
parentesi, che importanza hanno le fiere del settore anche per questi motivi qua, che magari non avresti messo in conto se Balestrini non fosse andato lì all'epoca. Ovviamente non c'era internet, magari non gli sarebbe venuta in mente di fare l'avventura testuale e quindi magari la nostra prima sarebbe stata negli anni 90, non lo sappiamo. E quindi pensa bene di riscriverla completamente in italiano, completamente in originale, mantiene la dose di humor che già era presente in Adventure, ma sviluppa una serie di anche ci sono anche delle novità formali, e quindi qui parliamo di letteratura elettronica proprio propriamente detta moderna, e in particolare questa è la schermata iniziale, gioca con l'animazione, cioè ricordate, no? Nello stesso periodo delle avventure testuali c'erano i libri game, credo che chiunque di voi abbia anche un po' familiarità con i libri game, i famosi punti morti terribili, che poi se non hai salvato ancora peggio. C'erano i libri game in quel periodo lì, che sono, se volete, la cosa più affine alle avventure testuali, no? Il libro game, anche il libro game propone al lettore una scelta, no? Sostanzialmente, se vuoi fare questo, vai a pagina 7, se vuoi fare questo, vai a pagina 23. Ma Colombini, la cosa interessante, per cui parliamo veramente di una cosa matura e profonda della letteratura elettronica, si domanda, ok, ma cosa mi permette di fare in più questa roba qua, che non mi permette di fare questa roba qua, il cartaceo, no? Un altro medium sostanzialmente. E gioca con queste feature, con queste appunto possibilità aperte da questo nuovo mezzo, gioca con le animazioni per finalità letterarie e non solo ludiche, ecco perché parliamo di letteratura elettronica. Sfrutta per esempio la comparsa del testo per creare suspense o per creare equivoci. Colombini, se lo conoscete, è un maestro di humor. Per dirvi soltanto un piccolo spoiler, se non avete giocato all'avventura nel castello, c'è la stanza trappola che è vuota, per esempio, e il massimo del punteggio che puoi acquisire in avventura del castello è luogotenente del diavolo, quindi nemmeno la soddisfazione di essere il diavolo, per dire, no? Colombini scriverà tantissime altre avventure testuali, non solo, anche ipertesti, è famoso. Insomma, per il suo... Oh no? A proposito di tecnologia e di estraniamento. Vabbè, qui vi ho riportato un po' di edizioni, qui sarebbe veramente lungo il discorso, però sintetizzo, a parte le potete trovare appunto in maniera free sul sito dello scrittore, che è particolarmente attento a questa cosa qui. Non vi sto a dire le peripezie che dovete affrontare Colombini nel passare da una tecnologia all'altra, insomma, per farvi capire anche, lo sapete meglio di me comunque, quanto velocemente si evolvano, no, queste cose, quindi quanto sia anche una bega per chi scrive doversi adattare ogni volta. Giusto per dirne una, tra la prima e la seconda edizione dovette rielaborare il testo perché dava fastidio visto allo schermo, no, si attaccava al televisore, quindi c'era quello sfarfallio fastidioso, e quindi rielaborò, lo rimediò praticamente, non era più un formato testuale ma era un formato grafico per evitare questo sfarfallio, e questo cosa comportò? Un sacco di memoria in meno, e anche questo ha influito sui testi, cioè io quante descrizioni, quanto lunghe possono essere le descrizioni in un Apple II dell'84, e ovviamente questo ha influito sul prodotto finale, quindi ancora una volta quanto conta l'hardware sostanzialmente, anche a fini che magari non ci penseresti, no? In letteratura, in un testo, no? Nella lunghezza del testo, ma anche in come è fatto un testo. Quindi stavamo dicendo, in proporzione in rapporto ai libri game, che erano il parallelo più vicino di quegli anni alle avventure testuali, è utile questo rapporto, questa comparazione, anche per vedere appunto le differenze sostanziali tra questo supporto cartaceo e sta roba qua. Ad esempio, banalmente, no? Perché strutturalmente potrebbero considerarsi affini i libri game e le avventure testuali. In entrambi i casi abbiamo frammenti di storie che sostanzialmente non proseguono, fino a che non c'è un'interazione da parte del fruitore, lettore, giocatore, come lo vogliamo chiamare, no? Non va avanti la storia se io non interagisco con quella roba là. Qual è la differenza? Una delle differenze sostanziali? Beh, innanzitutto che nei libri game, come penso chiunque abbia giocato ai libri game, si può imbrogliare, puoi vedere i vari finali, no? Perché puoi sfogliare, hai un supporto materiale, puoi vedere la lunghezza, più o meno farti un'idea di quanto è lunga l'opera, perché ci sono le pagine.
L'opera è ferma, immutabile, devi prendere tu a mano se c'è il punteggio, l'inventario, insomma, e questo interrompe la tua lettura, quindi c'è una serie di differenze. Lì invece semplicemente il cursore lampeggiava e tu, fino a che non capivi, quindi entravi anche un po' nella mente di chi l'aveva scritto, quindi non gli mettevi il comando giusto, e beh, la storia non andava avanti, non potevi imbrogliare e non potevi nemmeno sapere quanto era lunga quella storia lì, magari come in Adventure o come il successore più famoso che sicuramente tutti conoscerete, Zork, che so, appunto. Basato su Adventure, che è stata la prima inimitabile, fantastica avventura testuale della storia, beh, lì era un mondo sotterraneo, cioè si apriva con un piccolo spiraglio, si finiva nei dungeon e non se ne usciva più. Anche un po' a titolo informativo riportato, queste sono le innovazioni. Vabbè, a questo punto no, approfitto di questa schermata per tornare alle innovazioni formali, no? Quindi non solo entrare nella mente per capire poi il comando esatto da eseguire. Da cui anche la frustrazione di giocare alle avventure testuali. Chiunque ci ha giocato lo sa quanto, no? Cosa vuoi? Cioè, perché non è riconosciuto? Che devo fare? No, la morte. E all'epoca, soprattutto, che era appunto agli albori, non c'era ancora la convenzione. Oggi abbiamo le convenzioni. Per esempio, scusatemi, Colombini, tutti e due i nini, hanno. Colombini ha utilizzato degli enigmi che oggi sono deprecati, non si possono usare più. Ad esempio, proprio nell'esempio che vi ho riportato io qua, nella coppa del latte e miele del gatto, se sbagliavi questa cosa qui non potevi proprio andare avanti, non potevi sconfiggere il boss di dopo. Ecco, questa è una cosa per esempio deprecata, adesso non si può fare più. Questo anche per farvi capire appunto come si evolvono i generi, no? C'è bisogno di tempo per formalizzare. E qui si era veramente all'inizio, si è inventato anche delle cose qui. Tra cui appunto sfruttare l'animazione testuale per creare la suspense, per esempio, o per sviare il lettore, no? Quando vi dicevo al limite della disfunzionalità. Io non voglio avvantaggiarti, lettore, non parliamo di interfacce per agevolarti, per renderti la frizione il più agevole e confortevole possibile. Io ti voglio stuzzicare, ti voglio coinvolgere, e anche questo fa parte della fruizione di un'opera letteraria, ecco, rientra. E qui c'è il celebre esempio di una formula, dato che alcuni di voi non la conoscono, non mi sbilancio, però anche visivamente scioccante, sbaglia a inserire la formula magica, ti esce fuori il programma che dice sostanzialmente risulto offeso dalla cosa che hai scritto e glitcha. Era una cosa che adesso può sembrare, vabbè sì, ok, classico glitch. Era 82, cioè. Era una cosa incredibile, e poi c'è il discorso dell'umanizzazione del programma e quindi l'empatia anche per chi legge, che si immedesima, focalizzazione super interna, ti immedesimi totalmente, ci resti male anche un po', no? In questo caso qui il programma ti dimostra che in realtà non sei tu che stai gestendo l'opera, ma è tutto controllato da una cosa più grande di te. C'è la novità che non tutto il testo è visibile al lettore, è una cosa che è impossibile fare su carta qui. È tutto visibile. Informatica, se prima di me c'erano i layer, molto del testo lì non è visibile. E questi glitch qui, portando un po' anche l'estetica, se volete, del codice alla superficie, fa anche rendere conto all'utente, anche profano, di quanto sia profondo quell'abissolato, di quanti layer ci siano, di quanto in realtà ciò che vedi può anche essere una minima parte del programma, cioè c'è il codice sorgente. Qui questa differenza non ci sta, coincidono le due cose. Qui si va in profondità. E anche in queste soglie tra un livello e l'altro gioca molto la letteratura elettronica. Si possono nascondere dei messaggi da un livello e l'altro. Insomma, qua si aprirebbe un'altra cosa, non ci voglio cadere. Se andiamo avanti, questo piccolo spoiler: la mappa, la bellezza di giocare alle avventure testuali, anche la difficoltà di creare mappe. Chiunque ha giocato alle avventure testuali ce l'avrà un foglio con la mappa. Questo anche appunto per parlare di immedesimazione. A mano entravi in una stanza, la dovevi mappare per orientarti là dentro, che è anche un po' la metafora del, lo posso dire perché all'epoca così si chiamava, il cyberspazio. C'è anche questa, no? Veramente questa affinità tra il concetto di labirinto e il concetto di cyberspazio. Era anche un modo per quelle nuove generazioni che appunto si approcciavano per la prima volta negli anni Ottanta. Il cyberpunk non a caso si esplode in questo periodo qua. Era anche per familiarizzare con un dungeon, no? Il cyberspazio, che entri, non sai dove finisce. E anche questo per evidenziare il concetto di labirinto, cioè le avventure testuali non sono avanguardia pura, potremmo dire, perché è comunque prevista una frizione lineare, frammentata perché è un labirinto, in particolare manierista, cioè c'è solo
un'uscita, un ingresso e un'uscita. E quindi se ci fate caso è una linea franta, perché ci sono i vicoli ciechi, quelli che abbiamo visto prima, coincidono con la morte, no? Sbagli a prendere una strada, sei morto, hai perso. E se non l'hai salvato, fatti tu e ricominci da capo. Roba che qua non puoi fare. Quindi frustrazione, attenzione. Però è comunque una frizione lineare. È una linea appunto franta, ma sempre una linea. C'è solo un percorso vincente, c'è solo un modo per vincere l'avventura nel castello. Non ci sono diversi finali, a differenza per esempio dei libri game, ed è anche quindi una logica lineare, no? Tradizionale, quindi non scardina a tutti gli effetti un genere letterario, però è moderna perché appunto sfrutta delle capacità che questo non ci dà a finalità letterarie, come creare suspense, come sfruttare quell'animazione per dare una sensazione in più al lettore, come creare nuove figure retoriche attraverso l'informatica. E Colombini è stato uno dei primi a fare questa cosa e ci è riuscito. Questa avventura nel castello, per quanto appunto sia obsoleta da un certo punto di vista, per altre è ancora modernissima ancora adesso, ecco. Il discorso di Qbert, scusate, il discorso di quel glitch mi fa sempre pensare a Qbert, che è dello stesso periodo, no? Quindi l'ingresso dei videogiochi, questo incontro tra videogiochi e fumetti, no? Come faccio a farti capire che io Avatar, io programma informatico, come nel caso dell'avventura nel castello, mi sono arrabbiato, glitcho, asterischi, no? Ricordate Qbert che quando si arrabbiava è palesemente preso dai fumetti, sta roba qua. Questa dinamica, questa meccanica, e questo anche per dire quanto siano stati importanti negli anni 80 i fumetti per far familiarizzare il pubblico con questa nuova tecnologia a livello di estetica e a livello di linguaggio. E quando parliamo di fumetti, non possiamo non ricordare Giovanotti e Mondani Meccanici, sono stati i primi in Italia a fare il cosiddetto computer fumetto, pubblicati su Frigidaire. Computer anche qui non scardina le convenzioni, è stato un precedente molto bello, artigianale, sostanzialmente disegni sulla tavola grafica, ancora una volta l'Apple II, testi anche lì a schermo, però non c'era la possibilità di stamparlo, quindi loro cosa hanno fatto? Hanno fatto le foto allo schermo, poi le hanno pubblicate, stampate su carta e le hanno pubblicate su Frigidaire, che ha indetto un concorso, si chiamava appunto Computer Fumetto, però anche qui lo vedete, si tratta un po', oggi lo possiamo dire, quasi di una rimediazione, no? È un fumetto tradizionale, la cosa che cambia è che è stato disegnato direttamente al computer. Può sembrare una banalità, ma Glessi, uno dei giovanotti, che prendono il nome dai protagonisti, da questi androidi, dei loro fumetti, Giovanotti Mondani Meccanici, quindi sono sia protagonisti che il gruppo, poi si è chiamato così, il gruppo artistico di Firenze, ha detto, beh, io quando disegnavo con la tavoletta grafica, con l'Apple II, ho iniziato con l'impostazione da fumetto tradizionale, lui faceva fumetto all'Accademia di Belle Arti a Firenze, ma a un certo punto è stata la macchina a dirmi che cosa dovevo fare. Ho capito che quell'approccio, basato su altri media sostanzialmente, non era più adatto a questo qua, è stata quasi la macchina a suggerirmi altre modalità. E quindi qua già si innesca, non ci sono tante novità formali, c'è più che altro qui un concetto di estetica, i pixel ben evidenti, la palette assolutamente ridotta dell'Apple II dell'epoca, quindi anche il discorso dei limiti che diventano opportunità, le tematiche, i protagonisti erano degli androidi, Tondelli farà un bellissimo saggio sul postmoderno, questo è l'epitome proprio del postmoderno italiano, della multimedialità. E non a caso i GMM da questo partiranno per poi esplorare altre formule, animeranno i fumetti, si occuperanno di installazioni interattive, però il fumetto è stato un punto d'inizio e anche appunto familiarità. E a proposito proprio di familiarità, giusto per nostra informazione, parallelamente, per far capire appunto quanto il fumetto è stato importante per far passare queste generazioni all'informatica, se volete, anche a livello linguistico, per introdurre il lessico informatico. Cioè, queste strisce, non so se conoscete, di Primo Giovedini, esilarantissime, pilota che viveva all'interno di un Commodore 64, infatti sono state pubblicate su CCC, Commodore Computer Club, sono anche queste disponibili online in rete in maniera gratuita, e quindi rientrava anche un po', no, in questo discorso di familiarizziamo col lessico, con questo nuovo ambiente che a noi c'è ancora estraneo, no? Come facciamo? Usiamo dei linguaggi che sono a noi familiari. Prima di tutto il fumetto. Qui c'è anche un discorso di target, no? Chi mi sto rivolgendo? Magari nuove generazioni, sono i giovani, no? Però comunque, insomma, non mi voglio dilungare, già mi sono dilungata un po' tanto.
Parallelamente, nel contesto internazionale, dopo le avventure testuali, esplosione, anni d'oro negli anni Ottanta, si diffonde l'hypertext fiction, quindi passiamo da una scrittura lineare, anche se franta, come quella delle avventure testuali, il labirinto famoso, all'ipertesto. Hypertext fiction è l'ipertesto, è l'ipertesto è un'altra roba, l'ipertesto è totalmente scrittura non lineare. Oggi ne fruiamo quotidianamente l'intera HTTPS e il web è un gigantesco ipertesto, vabbè, lo sapete meglio di me, non mi voglio dilungare, ma si mette qui in discussione la struttura del testo, ecco, i collegamenti, la fruizione non lineare, la storia qual è? È quella che cuce il lettore nel momento in cui legge, sceglie un percorso piuttosto che un altro e quindi in tempo reale si cuce la sua storia. Dico cucire perché in questo periodo in America, questo è il primo realizzato, il primo romanzo ipertestuale, Afternoon Story di Joyce, perciò chiedevo chi Joyce, perché questo manco a farlo apposta, si chiama Joyce, ma si chiama Michael. Qual è la grande differenza, tra l'Italia e gli Stati Uniti? Beh, qui, questo è stato realizzato con Storyspace, questa piattaforma, che è stata acquisita dall'Eastgate System, che è stata una prima casa editrice del Massachusetts, quindi negli Stati Uniti, a occuparsi di ipertesti narrativi di un certo spessore letterario. Okay? Questi erano scrittori accademici, professori universitari, che rielaboravano i concetti del postmodernismo, poststrutturalismo, Lyotard. Quindi la messa in discussione della linearità anche dal punto di vista filosofico, la morte di Dio, rielaboriamo la morte di Dio, morte dell'autore, morte della logica, causa ed effetto, insomma, un bel discorso, filosofico, letterario alle spalle. Si creò negli Stati Uniti la scuola di Storyspace, che è questa, appunto, questa piattaforma di cui c'è una piccola così screen qui. E anche qui il discorso della scrittura topografica, quindi si inizia a ragionare in ambito spaziale, no? La scrittura come topografia, come architettura, spazio, quindi dalla pagina allo spazio, che anche può essere tridimensionale. Qui sono tutti ragionamenti che col tempo si svilupperanno. C'è proprio questo switch negli anni Ottanta, dalla pagina allo schermo, e tutto ciò che comporta, che sembra una cosa banale pensarci adesso, ma ha dovuto richiedere anni e anni per essere assimilata questa cosa qua. Non a caso le prime metafore, proprio al computer, come si chiamava? La pagina web. La pagina ci rimanda a tutta una serie di cose, alla stampa, ci rimanda alla rilegatura, ci rimanda proprio innanzitutto alla modalità di pensiero logico, conseguenziale, lineare, di causa ed effetto. L'ipertesto mina alla base sta logica qua, non lineare, anche di pensiero, cioè scrittura pensiero, pensiero non lineare, associazione libera di idee, Joyce, l'altro Joyce, per dire. Insomma, negli Stati Uniti si forma una scuola, intorno a questa casa editrice, intorno a questa piattaforma. In Italia, no, siamo ancora singoli individui eccellenti, eccezionali, che fanno cose incredibili, ma non si mettono d'accordo, non si crea mai un movimento. Possiamo andare avanti. Parallelamente all'hypertext fiction, sempre nel contesto internazionale, si sviluppa la poesia animata. Questo è un esempio da Nichols, First Screening dell'84, pure questo con un Apple II, e qui entrano in gioco altri discorsi, altre dinamiche. Pensiamo per esempio alla poesia concreta, quindi alla disposizione, siamo sempre nell'ambito delle neoavanguardie. Quindi la disposizione nello spazio, delle lettere, c'è cioè il discorso sulla lettera proprio in quanto segno grafico, sul discorso del significante scisso dal significato, c'è cioè il discorso di minare l'esaltazione del linguaggio verbale che è al vertice della piramide rispetto per esempio al linguaggio iconico, c'è cioè una vera e propria contaminazione di linguaggi espressivi. Si parla di intermedia, si parla di multimedia, si parla di. Andiamo al di là della metafora della pagina, perché la pagina non esiste più, nemmeno come metafora, dirà uno degli esponenti della poesia animata. E quindi loro sfruttano le animazioni, consentite appunto la possibilità di animare effettivamente le lettere nello spazio per sottoporre al fruitore, al lettore, questa problematica qua. Questa non è una pagina, questo non è un libro, qui ci sono richieste strategie di lettura completamente diverse e anche strategie di scrittura completamente diverse. Non a caso Nichols, proprio in First Screening, negli Stati, acchitterà sostanzialmente il suo codice, una parte del codice, per formare un'immagine, quindi pura poesia concreta, no? Il testo che forma l'immagine, come i calligrammi, no? Sostanzialmente c'è tutta una. I tecnopegmia, insomma, la poesia figurale è antichissima.
E quindi ancora una volta, no, quella roba lì, cioè l'immagine data dal codice, si poteva vedere soltanto nell'istato, non qui. E anche qui, no, questa volontà di farti vedere, non credere a chi ti dice che ciò che vedi è ciò che otterrai, no? Il famoso acronimo che tutti voi conoscete meglio di me. Non è vero. Gli scrittori elettronici sono stati tra i primi a dire non ci credere, non è vero, contro la finta trasparenza, contro la finta comfort zone delle interfacce friendly. Non è friendly, non è comfortable e adesso te lo dimostro, impedendo la lettura, quindi animazioni velocissime, oppure problematizzando il linguaggio, questa unione profonda tra linguaggio verbale, linguaggio informatico, linguaggio iconico. Insomma, problematizzando le strategie di scrittura proprio per mettere in primo piano questa roba qua, cioè non credere a quello che ti dicono, ecco, sostanzialmente. Possiamo andare avanti. Poesia animata ci vorranno 20 anni prima che si sviluppi in Italia, esplosione, grande esplosione a Parigi, Brasile, tutti quei luoghi dove già c'era una forte tradizione, ça va sans dire, di poesia concreta, poesia sonora, lettrismo, si svilupperà il situazionismo, fluxus, insomma, è un'avanguardia. Che appunto inneggiano, no? Al travalicare i confini disciplinari e non ci dimentichiamo che il computer è servito anche a questo, cioè un meta medium che ci consente quindi cosa che non ci consente di fare la stampa, no? Diffondere i linguaggi, cioè io qua sì posso mettere un'immagine, ma l'immagine per esempio non può essere animata, non può scendere veramente a fondersi il linguaggio verbale e il linguaggio iconico su un supporto statico, lineare come quello del libro, ecco. A cavallo tra la prima e la seconda generazione in Italia, ancora una volta le piccole realtà, i MOOD, quindi avventure testuali multiutente, per la prima volta, un poco prima di internet, cioè diffusa, c'erano le BBS, no? Lo sapete meglio di me, gli utenti si mettono d'accordo e non solo esplorano come le avventure testuali, che erano chiuse anni 80, qui si mettono insieme per creare cose, open world come oggi, con la differenza che è 90. Cioè, 80 quando era? Fine anni 90. Servizio a pagamento, è durato poco, troppo avanti per i suoi tempi, come quasi tutte le cose che facciamo in Italia. Ha avuto tanto successo di nicchia, un po' sempre, anche perché erano abbastanza bei soldi di connessione all'epoca. Però vediamo che si inizia ad approdare verso l'open, ed è questo il passaggio importante tra la prima e la seconda generazione. Infatti non a caso possiamo pure andare avanti, seconda generazione inizia col web, web 1.0, ok? Quindi apertura internet, ok? Nel contesto internazionale c'è un passaggio fondamentale, gli statunitensi soprattutto, purtroppo è lì che si è diffusa molto prima, anche per questo lo prendo sempre un po' come termine di paragone e anche per i miei limiti linguistici, cioè io conosco l'inglese, non conosco il giapponese, mi piacerebbe molto per esempio approfondire quell'aspetto lì, quindi scusate se il termine di paragone è sempre un po' francese, inglese, americano, questo dipende anche appunto da chi la fa la ricerca, questo è importante anche specificarlo. Negli Stati Uniti c'è questo passaggio importante in cui si rivaluta il concetto di gioco. L'hypertext fiction ha sempre demonizzato le avventure testuali perché erano troppo divertenti, perché erano troppo aliene alla tradizione letteraria, erano troppo vicine alla paraletteratura, ai fumetti, ai videogiochi, che non a Joyce. E quindi hanno sempre detto no. Adesso si rendono conto che in realtà era una stupidaggine colossale perché le innovazioni formali, Zork, dirà qualcuno, ha detto qualcuno, insegna più di teoria che un sacco di saggi messi una sopra l'altro. È lì che c'è stata la vera innovazione formale. L'hypertext fiction è stato quasi un passo indietro, secondo me, ma questo non abbiamo tempo di dirlo. Comunque, perché dico questo? Perché questo, per esempio, è un sì, war toy sostanzialmente. C'è la rivalutazione del gioco, del concetto di play, e si capisce che è proprio lì l'intersezione tra poesia e informatica, nel concetto di play. Quindi gioco non è inteso solo come meccaniche ludiche, ma proprio play anche per far inserire il fruitore in questo processo qua, ma non in maniera banale, no, fantoccio, ma proprio in maniera significativa. E quindi c'è una rivalutazione del concetto di gioco, come dimostrano questi. Qui potevi essere una sorta di DJ però con il testo, è una cosa molto carina che verrebbe secondo me la pena anche esplorare adesso. Strumenti per la performance di scrittura in tempo reale, un po' come il live coding. Per scrittori, per poeti, perché no? Si potrebbe fare. La seconda generazione si contraddistingue per interfacce originali che spaziano appunto tra fumetto, ibridi, originali, si parla anche di modernismo, volutamente complicate.
in contrapposizione ai browser volutamente friendly, banalizzando. Carpenter è una delle poetesse, scrittrici più famose ancora adesso. E sì, possiamo andare avanti. Jason Nelson, da cui ho ripreso un po' il titolo di questo, il sottotitolo di questo incontro di oggi, no? Se vedete, se leggete lì Oddities, Digital Creatures, quindi queste stranezze stravaganti, e le interfacce di Nelson sono esattamente così: un ibrido tra videogioco, fumetto, disegno a mano, e non si capisce bene che devi fare. Lì si tocca in alcuni punti la disfunzionalità. E ci sta, c'è un'opera che proprio già dal titolo è palesemente ostile, cioè io ho fatto questo, tu giochi questo e noi siamo nemici. Si intitola proprio così. C'è Andy Gamble, attivo ancora adesso, in particolare adesso sta sperimentando con la realtà virtuale, uno dei premi a veramente dire: ragazzi, forse l'interfaccia culturale libro non è la migliore delle soluzioni possibili noi scrittori, perché non utilizziamo un'interfaccia culturale diversa? Voi i fumetti, voi i videogiochi. E quindi Campbell è stato uno dei primi e anche uno dei più amati dagli studenti, dalle persone che si interessano. Io quando mi sono approcciata alla letteratura elettronica, i primi che ho detto: ma che meraviglia, sono stati Nelson e Campbell. Inizialmente nemmeno io capivo perché, poi l'ho capito perché c'è stato questo passaggio di interfaccia culturale, il loro modello di riferimento non era più tanto il libro, nemmeno tanto più il libro illustrato, era una cosa nata digitale, era il videogioco, perciò funziona. In Italia, finalmente arriviamo in Italia e qui la storia cambia, anche qui lo ripeto, singolarità, non si diffonderà la scuola di Scary Space. Questo è il primo ipertesto italiano commercializzato, Radio da Miglioli, siamo nel 93. Significativamente esce in floppy per Mac e per Windows. In un lato c'era Radio di Miglioli, nell'altro c'era Afternoon e Story, il primo ipertesto di finzione statunitense, tradotto per la prima volta in italiano. Perché? Perché entrambi hanno usato la stessa piattaforma, Story Space. Qual è la grande differenza? Beh, lì si rifacevano la tradizione importante. Miglioli era attivo già nel cyberteatro, era anche lui un esponente della neoavanguardia, anche lui un fan terribile, anche lui è appassionato di cyberpunk. Insomma, che cosa si inventa? È una cosa prettamente sperimentale quella che ho fatto, è in cellofanata, non la dovete aprire. La fa alla Duchamp, la fa come esperimento artistico propriamente, cioè secondo, nella sua concezione Radio esiste, cioè, ma nemmeno lui ci ha dato troppa importanza al contenuto, nel senso che ha fatto, aveva tre raccontini cyberpunk di questo protagonista, John Cable III, questo guerriero intergalattico che fa questi giri nella galassia dicendo che il linguaggio non è nient'altro che umano. Che rozzo hardware evolutivo, quindi no, sparla sostanzialmente su quanto siano poveri gli uomini, approdati in una terra post-apocalittica, popolata da ologrammi che si fondono tra di loro, insomma. Ma la cosa vera era, appunto, aveva questi tre racconti, li ha dati in pasto a Story Space, rielaborandoli. Pieno zeppo, se lo leggete, di refusi, di cose sconnesse, non c'è una trama vera e propria. E non si capisce, Afternoon e Story è completamente diverso, lì molto più tradizionale. Perché? Perché Miglioli, avanguardia, sperimentale, cioè lui voleva che nemmeno si mettesse il floppy nel computer, stava a simboleggiare il passaggio da questo romanzo a quello che manco si deve capire bene che è, perché la letteratura è diventata questa cosa qua, una cosa che non è più su carta, che è ovunque e quindi da nessuna parte, che è non lineare. Lui userà questa metafora, la letteratura vista da un satellite, no? Quindi diceva: io perché mi è piaciuto Story Space, questa idea? Perché appunto la scrittura topografica, no? Perché mi permetteva di vedere tutto dall'alto, no? Dal satellite vuol dire che tu, ricordate l'interfaccia di Story Space, no? Le ellissi, quindi le porzioni di testo collegate dalle freccette, no? Sostanzialmente. E quindi tu dall'alto vedi dal satellite, non sei più dal treno, lui fa il discorso del treno per dire la cosa lineare, no? Che devi passare da un vagone all'altro per fruire del testo, ma hai questa visione dall'alto, dal satellite, quindi gli interessava il discorso non lineare, poi c'è tutto il discorso sperimentale sulla rete come inconscio collettivo, intelligenza collettiva, McLuhan, aiutami tu, insomma, tutta un'altra storia. Grandissimo clamore, le copie andranno esaurite, lui diventerà una superstar, tutti lo volevano intervistare, una cosa senza senso. E poi l'ho intervistato Miglioli e lui stesso non si capacitava, cioè era un ragazzino che ha fatto questa cosa anche un po' matta da punk, alla Rai, Mediaset, no? Esplosione, non si parlava di altro che di ipertesto in Italia. Indovinate quanti altri ipertesti sono stati fatti in Italia? Nessuno.
C'è stata una scuola equivalente di Story Space in Italia? No. Così come è iniziata, così è scoppiata. Un po' come il discorso del tape Marcuno di Balestrini, un gran parlare e poi puff, così, è andata così in Italia. Ricordiamo che il motivo per cui abbiamo organizzato questo blackout è che era Dio sta lì, ma noi non possiamo Esatto, uscire. è un omaggio anche di cui tra l'altro ricorre l'anniversario, quest'anno è del 93, ricorre l'anniversario tondo tondo, quindi è proprio assolutamente un omaggio sentito da tutti noi a Radio. Sì, grazie. Questo è un altro ipertesto molto molto complesso di Gilli, vedete casi isolati, ognuno pensa per sé, è interessante notare come li pubblicano nei loro siti, no? Roberto Gilli è il sito robertogilli.it, mi pare, e questa era la grande novità, no? Del web 1.0, uno scrittore può pubblicare le sue opere direttamente senza passare per i mediatori, per esempio, roba che ha fatto Gilli, tutto gratis, tutto sul web, la maggior parte con Flash e quindi adesso non è più disponibile, ma questo magari ci torniamo. Hule, invece, questo qui è disponibile, è fruibile ancora adesso gratis, uno degli ipertesti più complessi, non della letteratura italiana, ma io oserei dire di quella mondiale, cioè ancora di più di quelli degli Stati Uniti. E nonostante ciò, chi di voi ha mai sentito parlare di Roberto Gilli? Penso nessuno, ecco. Pioniere, già negli anni 90 esplorava con gli ambienti 3D, grande appassionato di letteratura generativa. Quindi ha scritto un sacco di poesie generative, sempre diverse, no? Vi ricordate i biolibri di Balestrini? Anche lui spinto da questa motivazione qui. Lì c'è anche il discorso visivo dell'animazione, quindi la fusione di linguaggi espressivi, c'è il testo, c'è l'audio che non coincide col testo, tanti tanti livelli, c'è il testo poetico, sono delle poesie, c'è l'aspetto generativo, bello, denso e complesso Roberto Gilli, veramente non sono un pioniere, ma qui parliamo di maturità della letteratura elettronica, assolutamente con Gilli. Questo è Filippo Rosso, qui c'è un po' di attenzione in più alla grafica, se ci fate caso, questo è un altro ipertesto, anche qui delle innovazioni formali, tipo devi spostare in maniera random da un'alessia all'altra, anche qui c'è un discorso un po' quello che faceva Proust della Madeleine, no? Il situazionismo, la psicogeografia, no? Un luogo che mi rimanda, mi teletrasporta verso un altro luogo, verso delle memorie, è tutto giocato su questo, fondamentalmente questa opera di Rosso, quindi anche i link come una sorta di teletrasporto, no? Emotivo, e quindi torniamo non al fatto ottimizzato, funzionale, cioè questo link non è detto che mi riporti esattamente dove volevo io, no? Mi dà la risposta alla mia domanda, no, magari qui mi perdo piuttosto che trovarmi, e in una società che non vede l'ora che tu ti ritrovi alla risposta alla tua domanda esatta. Beh, perdersi credo che sia veramente un lusso che ci dobbiamo concedere e credo che sia anche questa la cosa fondamentale della letteratura elettronica. Caspita. Altra della seconda generazione, altro come possiamo dire vanto dell'Italia. Questo è stato un modello internazionale per tutti, la NetArt. Noi siamo stati non solo dei pionieri, ma abbiamo veramente fatto faville. NetArt, Virus Art, Software Art, parliamo di Ever Franco Mattes, parliamo degli Epidemic, quindi virus sostanzialmente, attivisti del web. Adesso non abbiamo tanto tempo di scendere nei dettagli, però parliamo anche di code poems, cioè poesie che possono funzionare sia come linguaggi, sia come appunto programmi, cioè se immetti quel testo in un computer fa qualcosa, cioè è leggibile dalla macchina, sia leggibile in quanto poesia dall'essere umano, quindi linguaggio di programmazione puro usato per scrivere poesie, per esempio, e già questa è una cosa molto bella e molto interessante, secondo me, questo duplice aspetto del linguaggio e anche approcciarsi al linguaggio informatico considerato come linguaggio letterario, è una cosa che apre veramente tante suggestioni, sì, andiamo un po' più veloce. Altri vanti italiani, il Polygen, questo secondo me lo conoscete. Nel caso qui ho linkato un'intervista dal Luis Espanó, che insomma l'ideatore del Polygen, questo generatore dei generatori, no? Generatore programmabile avanzatissimo per l'epoca, utilizzato per farci anche il sito di Polygen, quindi ogni volta generatore di grammatiche, lì sono pubblicate ancora adesso le grammatiche, erano inizio anni 2000, ci dà anche un po' l'idea di che cos'erano quegli anni, che io un po' me li ricordo, quelli più giovani qua magari non sanno, non hanno nemmeno idea di che cosa erano gli anni 2000 con l'informale, il web. E lì ci sono generatori, che ne so, delle trame di Dan Brown, Melissa P, dei titoli degli informatici, no? Le supercazzole, ecco, nonsense puro, satira, ecco, è stato utilizzato a fini satirici e questo è interessante perché di per sé
il generatore era avanzatissimo, avrebbe potuto fare 300 miliardi di cose, era molto avanzato. E Alvise, sia nel sito sia quando l'abbiamo intervistato, ha detto: l'Italia, in Italia a noi ci piace ridere, ridere e dimenticare dopo 2 minuti. Quindi questa cosa avanzatissima io l'ho utilizzata per fare satira. E' per questo che ha avuto tanto successo, tutti conoscono il Polygen, c'è una comunità meravigliosa attorno a questo sito che ancora adesso esiste, non è aggiornato ma esiste. E, insomma, in Italia funziona così, tutto a livello artigianale, di bottega, e questo è un contro ma è anche un pro, ci ha permesso di conservare una sorta di genuinità quasi da adolescenti, no? Insomma, il Polygen, c'è l'ARG, l'Alternate Reality Game, no? Già in questi anni qua, un accordo con la TIM, con Nokia, e c'era questa avventura, questa storia che si dipanava tra il virtuale e il reale, cioè tu dovevi chiamare tramite il messaggio a Nokia per andare avanti con la narrazione. C'era Madeschi che ha curato la colonna sonora, che durante i suoi concerti dava degli indizi per andare avanti con la storia. C'erano dei luoghi fisici che dovevi visitare per andare avanti con la storia. Gli ARG, pensiamo che sia una cosa modernissima, che non ci appartiene, Italia, questa epoca qua, insomma, quindi siamo stati anche pionieri in questo senso. Il sogno di Eliza probabilmente lo conoscete, di Comino, 2001 se non sbaglio. Realizzato al 50% con la co collaborazione di un computer, quindi oggi diremo scritto da un'intelligenza artificiale, in realtà no, dei programmi informatici, la maggior parte li ha scritti lo stesso Comino. La cosa divertente è stato pubblicato come un romanzo cartaceo, potrebbe sembrare anacronistico, ma gioca esattamente su questo, sull'ambiguità. Non riesci a riconoscere quale parte l'ha scritta lui, quale parte l'ha scritta aiutandosi con un software, quindi c'è anche questo discorso della dissimulazione. Secondo me il titolo stesso è una cosa meravigliosa, il sogno di Eliza. Vabbè, è molto complessa la cosa, ma non mi voglio dilungare perché c'è ancora un po' di cose da dire. Terza generazione, possiamo andare avanti. Terza generazione, il discrimine. Ovviamente le prendiamo sempre quei paletti, no? Questa scansione così didattica, potremmo dire. L'avvento dei social. Quindi un ulteriore passaggio, switch. Esplosione di Twine, questo software open source di scrittura non lineare, quindi l'equivalente di Storyspace, ma non proprietario. Esplosione importante da certi versi, perché grazie a questo saggio di Anna Antropi c'è stata un'esplosione, cioè Twine è diventato uno strumento anche di attivismo, è diventata la voce di chi prima non ce l'aveva, minoranze di genere, minoranze politiche, ed è così che è diventato popolare la scrittura non lineare. Con Storyspace erano gli accademici, erano i professori che si rifacevano una tradizione illustre. Con Twine, lei lo dice qui in questo saggio, chiunque lo può scrivere, anzi, sei un malessere. Le prime cose che lei ha fatto era questo, per esprimere il suo malessere in quanto transgender. E qual è il parallelo? Beh, la scrittura non lineare ti permette di fare questo ragionamento qui. Usi il codice binario, anche questo ti permette di fare questo gioco qui, il binarismo proprio di mentalità. Quindi Twine, i social e quindi i Twitter bot che sono esplosi soprattutto negli Stati Uniti con Kazemi. Sfruttiamo i generatori, no? Pubblichiamoli sui social, c'è cioè Spirobot che non so se qualcuno conosce, divertentissimo, non abbiamo il tempo di dirlo, ma anche lì prende in giro le convenzioni, i poster motivazionali e li traduce nel loro post, quindi black humor, ecco, sostanzialmente fantastico Spirobot. Quindi sperimentazioni con i bot e siamo arrivati, queste sono le varie formule, no? Più recenti sostanzialmente, i so-called videogiochi, perché non abbiamo un altro modo per dirlo per ora, c'è cioè chi dice opere interattive multimediali. Perché dico so-called? Perché molti di quelli che noi diciamo videogiochi in realtà sono delle vere e proprie, possono essere considerate delle vere e proprie opere di letteratura elettronica sostanzialmente. Perché? Perché beh, le dinamiche ludiche non sono finalizzate al puro intrattenimento, ma alla narrazione. C'è un discorso sul linguaggio, c'è un discorso appunto sugli aspetti letterari di quelle dinamiche lì, cioè quei meccanismi sono funzionali alla storia. Ora qui si aprirebbe un dibattito infinito nel quale non ci voglio cadere, perché appunto narrativo, contro ludico, è una cosa che va avanti da anni e di anni, non ci cadiamo, però questo per dire che letteratura elettronica come denominazione sembra strano, non è familiare per niente, però se io vi dico per esempio Black Bar, o se vi dico That Level Again, o se vi dico anche un minimo, se vogliamo, Metal Gear, se vi dico Gnome, Life is Strange, Stanley's Parable,
E beh, iniziamo a capirle certe cose, iniziamo a capire. Ah, allora, quindi, allora la conosco anch'io, cioè, no, nel senso, non è così estranea. Esatto, è ancora una volta una questione, anche una problematica di lessico, perché non c'è ancora un canone, non c'è ancora un vocabolario condiviso, ma questo non ha a che fare soltanto con quello di cui mi occupo, ha a che fare con un sacco di cose che si evolvono. Insomma, ci vuole tempo pure per fare queste cose qua, per avere un linguaggio comune, ecco. Però ci adeguiamo a videogiochi, anche se in Italia, per esempio, cioè, sicuramente lo conoscete, Molla Industria. Se pensate a Ergon Logos, quella è una poesia elettronica. Senza dubbio, non ci piove, ok? È una poesia elettronica. Un sacco di cose ha fatto Pedercini con Molla Industria. Anche lì, parentesi, l'Italia si contraddistingue per l'attivismo politico, sociale, la letteratura è molto ancorata a queste tematiche qua, molto più che qualsiasi altro paese. Questa è la nostra caratteristica. Molla Industria, attivismo sostanzialmente qui. Quindi non ci dimentichiamo questa cosa, Polygen, Satira, stessa cosa, no, anche era quella dietro. Maggese, purtroppo uno dei fondatori ci ha lasciato da poco, giovanissimo, e loro per esempio dicevano non chiamateci giochi, ecco, e lì era tutta un'esplorazione onirica tra arte figurativa, e in alcuni giochi non c'è una parola, e allora lì, anche lì, no, un po' la polemica, perché la chiami letteratura se non c'è una parola? E quindi ancora lì si cade nel dibattito, cos'è letteratura e cosa no? Allora se c'è una parola è letteratura, se ci sono solo immagini non lo è, che cos'è il testo? Non ci voglio cadere, però volevo soltanto dire che Maggese diceva non chiamateci giochi, non ci piace sta roba qua. E anche lì appunto potremmo parlare all'infinito, non lo faremo. L'ultima cosa, discorso sui formati, Venerandi, pubblicazione recentissima, abbastanza, 2017. 16, è stata inclusa per la prima volta nell'Electronic Literature Collection volume 4, poi magari un po' ne parliamo. La prima volta che degli italiani sono stati inclusi in una collection, un'antologia, mi sparo un po' la posa, anche grazie a me, sono molto contenta. Qui ci snobbano sempre, ma esiste la letteratura italiana, parlatene. E qui c'è un discorso sul formato. Il cruccio di Venerandi è Venerandi è uno scrittore, oltre che un programmatore, oltre che un professore. Il suo cruccio è, io scrivo, sì, cioè il web posso pubblicare gratis per i gigli, ma oh, io scrivo, voglio un prodotto commercializzabile, voglio un ISBN, un codice, voglio inserirmi nei circuiti tradizionali, perché ci deve stare questa separazione, no? Tra l'online, perché non mi posso approfittare dei canali tradizionali della letteratura? E quindi l'ebook. Ha pubblicato questo ebook che è appunto un prodotto commerciale, dotato di un ISBN, cioè si vende sostanzialmente. Quindi c'è tutto un discorso sul formato, due brevissime cose su poesia elettronica. Uno, la copertina è animata, si cambia l'ordine delle parole, diventano cose sempre diverse. Ogni apertura c'è questo gioco qui. Due, prologo, poesia che ho scritto, poi si è cancellata, dopo 7 secondi scarsi si cancella e non è più fruibile. Quindi c'è questo discorso anche sull'obsolescenza, roba che qua non puoi fare, ci tengo a dirlo. Tre, prima sezione, poesie occluse, un po' alla sgro, no? Non puoi mai svelare del tutto il testo perché ci sono, c'è quel rettangolo in JavaScript, banalissimo in realtà. Scopri una parte, si copre un'altra. Il testo stesso gioca, quindi c'è questo gioco tra le metafore e i contenuti. La tematica gioca su questo vedo o non vedo, quindi si fa un po' il verso, la tecnica e il contenuto letterario. Poesie toccanti, c'è questo rumore visivo, e anche lì la lettura non è un'operazione neutra. Io che leggo, anche qui si apre un baratro, non ci cado, però non è neutrale l'atto del leggere e questa cosa l'informatica ti permette di renderla molto più palpabile a livello anche critico rispetto a quello che può fare un libro, perché io qua non posso disintegrare sta cosa appena l'ho letta, non lo posso fare, posso usare l'inchiostro simpatico al massimo. L'informatica ci permette di fare anche questi ragionamenti qua. Gelsomino notturno, geniale, ripreso da un videogioco, non a caso. La mattina come Gelsomini, a parte il riferimento a Pascoli. Ovviamente. La mattina puoi leggere una strofa, le altre si schiudono di notte. Se lo apri la mattina non le puoi leggere, si aprono solo la sera. E sei geniale? Sì. Per esempio, perché no? Insomma, quindi tutta questa serie è la cosa importante da dire, sì, un circuito commerciale, ok, ma non ci sono i DRM, non ci sono i diritti. Questo vuol dire che è open, questo vuol dire che lui l'ha scritto nel codice, quindi non compare il testo in interfaccia, ci sono un sacco di easter egg. Nel codice è scritto apri il template, distruggilo. È un invito e poi l'ha strutturato poesia elettronica in modo da separare il codice JavaScript dal testo per anche agevolare i profani, no? Perché non detto che uno scrittore sappia JavaScript, però
per non fargli fare troppi danni, ecco, nel senso ti lascio il codice che è quello che ti fa girare quella roba, però puoi cambiare il testo, quindi così hai anche la, no, in tempo reale, il piacere immediato che cambi il testo, dici ciao e compare ciao e si muove, no? Mantengo le meccaniche, eccetera. E questa è una cosa molto molto importante, un invito alla collaborazione. E l'altra cosa importante è che è stato inserito nella ELC, qui infatti vi ho messo, possiamo andare, ah vabbè, questo lo devo un po' dire. Conclusione, finalmente. Caratteristiche, rapidissimi sviluppi, eterogenea, ibrida, intimamente legata alla macchina, il discorso sul linguaggio, ma questo già l'ho detto. Andiamo, possiamo andare avanti, potenzialità, beh, infinite, ok, sintetizziamo, infinite, andiamo avanti. Criticità, parliamo d'Italia, preservazione, flash sta svanendo, chi se ne deve occupare? L'autore mi ha contattato, gioia, io non ho tempo, io sono uno scrittore, perché mi dovrei interessare di sta roba qua? Perché non c'è un ente che si occupa di questa roba qua? Sì, lo posso fare io, ma io in quanto singolo non posso mai accollare questa roba, perché non c'è un centro dedicato come in America? C'è il museo, per esempio, in America ci sono, noi loro lo stanno provando a fare questo ragionamento qui, perché volete mettere a fruire Venturano il castello con un Apple II, per esempio, quindi lì alla conservazione c'è tutto un discorso di archeologia informatica, le riviste, se nessuno si preoccupa, verranno perse. Insomma, preservazione, conservazione, ma anche un po' traduzione, non è detto che tutti conosciamo l'inglese, ormai quello che sono diventati i come dire, capolavori della letteratura, pensiamo a Afternoon Storica, anche storicamente è importante, Patch of Girls di Shirley Jackson è importante da leggere ed è solo in inglese. Allo stesso modo, poesie elettroniche, non ha Ule, le opere italiane non sono mai state tradotte in inglese, insomma c'è il discorso della traduzione. Che lo dico perché potete capire bene quanto sia più complicato che tradurre questo, perché c'è anche lavoro sul codice da fare, per esempio, e anche lì c'è chi magari come me ha un background umanistico ma si è messo di sua spontanea volontà a sbattere la testa per capire come funziona il codice, ma non è detto che tutti abbiano i mezzi, le possibilità, il tempo, la voglia di farlo. Perché non formiamo delle persone in grado di fare queste cose qua? Abbiamo degli indirizzi di studio al momento? L'informatica umanistica è più orientata per altri aspetti, l'NPL, l'archivistica, la biblioteca, insomma, letteratura elettronica è liminale, quante cose ci sono in mezzo qui? Troppe. È a cavallo di una serie di cose, ecco, non ci sono ancora cose dedicate e questa secondo me è una cosa in Italia che manca. E fare rete, come ho detto, non c'è stato mai un movimento, sono sempre entità singole che quasi non collaborano tra di loro. E finisco finalmente. Il supporto istituzionale, la scuola di storia di spesa è stata resa possibile anche perché c'era un editore alle spalle forte e c'era un'università. Adesso a Bergen ha aperto, grazie all'università di Bergen, un centro di ricerca il più grande d'Europa, allora, dedicato alla letteratura elettronica, ma sta a Bergen però, in Norvegia. La ELC, come ho messo qui, le collection, quindi le antologie, sono disponibili online, gratuite, le ho messe qui anche per dire andatevele a vedere. Ci ha messo fino qua, l'ultima è uscita l'anno scorso, qua compaiono i primi italiani perché li ho segnalati, per farvi capire, no, apertura sì, ci è voluto quasi 20 anni, il bacino anglofono per aprirsi un po', prima c'era solo gli Stati Uniti, adesso mano a mano la Francia, la Spagna, l'America Latina e adesso piano piano finalmente, per grazia di Dio, ci sono due opere italiane, ma quanto ci è voluto? E poi anche la mia domanda è perché magari devono preoccuparsene loro, perché non c'è una realtà italiana che si occupa di questa roba qua? E quindi tra gli incutili mi sono permessa di segnalare un po' di autopromozione, il mio libro, e poi lei, che è appunto questa micro realtà, gruppo di ricerca che stiamo cercando di portare avanti, un po' io e altre persone, Letteratura Elettronica Italia. E per ora ci incontriamo su Discord, su Telegram, insomma siamo un piccolo gruppo. E non è facile per un po' di motivi che vi ho detto adesso e poi perché in generale appunto competenze diverse, letteratura, quindi è una cosa enorme, no? Che comprende diversissimi generi, poesie elettroniche, ARG, generatori, cose che non ho messo qui, in realtà virtuale, in realtà aumentata, adesso c'è tutto il discorso dell'intelligenza artificiale. Infatti io prima, per esempio, già qui 2 anni fa sto libro, 1 anno e mezzo fa è stato pubblicato, la terza generazione c'era scritto dal 2005 a oggi per venire qui, se ci fate caso, la terza generazione l'ho fatta finire nel 2022, se non sbaglio, perché? Continuo a uscire roba. Perché? Qual è lo switch? Qual è il passaggio? Perché ho detto, secondo me è finita, adesso si apre un altro capitolo. Beh, non c'erano Dall-E, non c'era Midjourney, non c'era GPT-3 fino a poco tempo fa, e secondo me questo apre tutta un'altra generazione.
un anno e mezzo fa, è già vecchio, cioè, ok? Quindi niente, vi ho fatto una testa così, se vi fa piacere, ditemelo, cioè, a parte che ci potete raggiungere su Discord purtroppo per ora, ma in generale, insomma, è ancora tutto in divenire, anzi, ci farebbe piacere anche dei pareri diversi, dove ci possiamo incontrare, cosa possiamo fare, ci sono tantissime cose da fare in Italia, per i motivi che un po' vi ho detto, insomma, siamo solo all'inizio, anche per questo si chiama per una storia, c'è ancora tutto da fare, questo non è che la punta dell'iceberg, no? Io ho iniziato dicendo, vabbè, in Italia non si è fatto niente, questa ricerca sarà una passeggiata. Non è vero, cioè, è ancora veramente tutto da scoprire e anche abbastanza urgente, per i motivi che conoscete meglio di me, insomma, l'obsolescenza in primis. Quindi vi aspettiamo, grazie veramente, scusate, per adesso così. Grazie.